C'era una volta un re ed una regina che desideravano tanto un erede al trono. Un giorno che la regina, piangendo, passeggiava tutta sola nel giardino reale, giunta in riva ad uno stagno, vide una rana che, sporgendo il capo fuori dall'acqua, le disse: «Perché piangi? Fra un anno il pontiglio ti regalerà una bella bambina!» Infatti, dopo un anno preciso, nacque una principessa così bella, ma così bella, che il re parve impazzire dalla gioia. Ordinò feste in tutto il regno e a corte un pranzo di battesimo al quale invitò le fate del paese perché, con i loro doni, portassero fortuna alla principessina. In nome di Sua Maestà, per tutto il regno saranno dati festeggiamenti in onore della principessina! Ora, ragazzi miei, dovete sapere che in quel regno vi erano 13 fate, ma alla festa ne furono invitate soltanto 12 perché il re aveva un servizio di piatti d'oro che bastava appena per 12 di esse. Quando 11 fate, dopo il gran pranzo, ebbero fatto alla piccola i doni di bellezza, ricchezza, virtù, cortesia, bontà, arrivò all'improvviso quella che non era stata invitata, una brutta fata arcigna, dalla voce stridula, che piena di dispetto disse: «Tutti i vostri doni non varranno nulla, perché quando la principessina avrà 15 anni, si pungerà con un fuso, scoppierà un terribile temporale e morirà!» E dette queste terribili parole, se ne andò senza salutare nessuno e immediatamente a ciel sereno scoppiò un tuono. Tutti rimasero sbigottiti, il re e la regina, pallidi e spaventati, si avvicinarono alla culla della loro bambina come per proteggerla. Erano tutti così atterriti dalle crudeli parole della fata cattiva che avevano dimenticato la presenza di un'altra fata. Questa si fece avanti e disse: «Vedrò io di mitigare questo cattivo augurio. Quando si pungerà col fuso, la principessa non morirà, ma dormirà 100 anni. Il re allora ordinò che tutti i fusi del regno fossero distrutti per la salvezza della figlia, che intanto cresceva bella e buona. Il re ordina, pena il taglio della testa, che tutti i fusi del regno siano distrutti. Ma sì, contro la magia della cattiva fata anche il re non poteva farci nulla. Il giorno in cui la principessa compì 15 anni, il re e la regina per combinazione erano fuori, in viaggio. La fanciulla, rimasta sola nella immensa reggia, volle girarla tutta e provare ad ogni porta le chiavi che aveva trovate. Arrivò così alla stanzetta che era in cima ad una torre, dove stava una vecchina curva, bianca, che filava. «Che cos'è, nonnina, quel coso che gira sospeso a quel filo?» «È un fuso, non lo sai? Me ne servo per filare!» «Un fuso per filare? Dammelo, fammelo vedere, anzi, insegnami ad adoperarlo!»
sarebbe così? Mi sono appunto un dritto. Principessa, preso il fuso, si punse una mano e s'addormentò di colpo lì, nella stanza in cima alla torre. Con la bella Rosa Spina si addormentò tutto il castello, la vecchina del fuso, le guardie ai cancelli, i cani nel giardino, i cavalli nelle stalle, i cuochi, gli sguatteri, i topi. S'addormentò anche il cuoco mentre stava per tirare l'orecchio al piccolo aiutante. Con loro si addormentarono dame, cavalieri, serve, staffieri, mozzi di stalla, cocchieri. Anche il re e la regina, con loro seguito, si addormentarono al ritorno del viaggio. Il vento tacque, la fontana si asciugò, mentre una fitta siepe di spine cresceva altissima come per incanto intorno al castello, nascondendolo così agli occhi della gente. Un giorno, erano già trascorsi 100 anni e quasi nessuno si ricordava più che dietro quel fitto bosco di spine esistesse un castello con una principessa addormentata, un giorno un principe passò accanto alla siepe gigantesca. C'era un vecchio lì vicino. Dimmi, buon vecchio, come mai una siepe così alta? Oh, principe, è una magia! Al di là di questi pruni è un castello fatato, dove dorme una bellissima principessa da ormai 100 anni, per una magia di una cattiva strega. Davvero? Voglio andare a vederla. E se è bella come mi dici, tu ne avrai un premio, nonnino. Non aveva terminato queste parole che ad un tratto... La siepe s'aprì da sola di fronte al principe, che invece di trovarsi davanti un groviglio di spine, vedeva i pruni tramutarsi in rami fioriti, che gentilmente si scansavano per lasciargli libero il passaggio e si rinchiudevano poi alle sue spalle. Nel cortile del castello, cani e cavalli dormivano. Sul tetto, i colombi avevano ancora la testina sotto l'ala. Le mosche si erano addormentate sui soffitti, il cuoco dormiva col mestolo in mano e la servetta dormiva anche lei col pollo in grembo. Il principe andò nella sala del trono. Il re e la regina dormivano della grossa. Accanto al trono dormiva il gran ciambellano insieme con le dame e i cavalieri. Il principe andò avanti, avanti ancora e giunse così finalmente in cima alla torre e nella cameretta della vecchina trovò la principessa Rosa Spina addormentata. Com'era bella! La baciò sulla fronte ed essa si svegliò e con lei si svegliarono il re, la regina, le dame e i cavalieri, le serve, gli staffieri, i mozzi di stalla, i cocchieri. Oh! Che ore sono? Mio signore, sono un po' stanca. Ma forse è la posizione in cui eri. Ma chi è mai quel giovane con? È la nostra Rosa Spina. Il sortilegio è stato sciolto, sciolto! Sciolto il sortilegio! Cavalli, colombi si svegliarono nel cortile della reggia, le mosche ripresero a volare, il fuoco brillò nel camino ardendo allegramente, l'arrosto riprese a girare, il cuoco diede lo scappellotto al garzone e la servetta zac, 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 finì.
ordini di spennare il pollo che andò nella pentola. Sei bellissima, Rosa Spina, e voglio farti mia sposa. Le nozze di Rosa Spina, la bella addormentata nel bosco, furono celebrate con gran pompa e gli sposi vissero a lungo felici per anni ed anni nel castello insieme con Babbo Re e Mamma Regina.